tutti voi saluti da parte del Rettore, in particolare saluto alla scrittrice che tra qualche minuto, qualche secondo, salirà sul palco, Kirino Natsuo, spero di aver pronunciato il suo nome correttamente, scrittrice molto importante che siamo tutti molto curiosi in attesa di ascoltare, molto importante in Giappone ma anche in Occidente, tradotta ampiamente in lingua italiana. Non dirò tutti i titoli, li spiegheranno gli intervistatori, ma mi preme ricordare le quattro casalinghe di Tokyo, che forse da quanto mi è stato detto da chi è esperto della letteratura giapponese è il suo romanzo, il suo testo più importante e più famoso. Ma al di là di questo, il mio piacere è anche di aprire anche quest'anno una finestra molto importante sull'Oriente. Voi sapete che Ca' Foscari è un ateneo che ha nel suo ormai DNA storico, da sempre, dalla sua fondazione, nel 1868, lo studio delle lingue, delle culture, delle letterature dell'Oriente, dell'Estremo Oriente, anzi il giapponese e la lingua giapponese è stata forse la prima a essere introdotta a Ca' Foscari, e forse Ca' Foscari è la prima università a essersi occupata, sicuramente in Italia, di quel mondo. E per questo volevo ringraziare sentitamente, dal punto di vista istituzionale, ma anche da un punto di vista personale, il Dipartimento di Studi sull'Asia Orientale, sull'Asia dell'Asia Orientale, e volevo ringraziare anche sentitamente, lui non è d'accordo che io lo faccia, ma io lo faccio lo stesso, il professor Calvetti, che è il direttore del Dipartimento, a cui vi chiedo davvero sentitamente di fare un applauso. Questo perché il Dipartimento e gli studiosi, i docenti, i ricercatori di quel Dipartimento tengono con una professionalità e una qualità altissima del loro lavoro, tengono molto alta la reputazione di Ca' Foscari come una delle università in Italia, in Europa e nel mondo in cui gli studi di orientalistica sono ai massimi livelli. Ieri nell'inaugurazione generale il Rettore ricordava che Ca' Foscari per la prima volta è entrata in una delle importanti graduatorie degli Atenei internazionali, cosiddetti ranking, cosiddetto ranking QS, subito sotto la centesima posizione tra tutti gli Atenei del mondo per le lingue e le letterature straniere. E sicuramente molto del merito va ai nostri colleghi che si occupano di orientalistica e si occupano di letteratura giapponese. Io mi fermo qui, vi ringrazio davvero di essere venuti così tanti, anche questo è un motivo di calore per noi che organizziamo Incroci di Civiltà e di rallegramento, vedo tanti studenti, anche questo è molto bello per noi e per me in particolare, quindi grazie ancora e buon ascolto di Kirino Natsuo, grazie. Eccoci. Buonasera a tutti, ho l'onore e l'onere di iniziare questo incontro che abbiamo così tanto atteso, io e Gianluca e tutto il Dipartimento, i nostri studenti, quindi sono particolarmente contenta di oggi accogliere voi tutti che siete venuti, ma soprattutto ovviamente Kirino Sensei, che ha accettato l'invito di Incroci di Civiltà. È sempre un po' difficile per noi invitare degli scrittori dal Giappone per tutta una serie di ragioni, quindi quest'anno siamo veramente lieti e orgogliosi, e di questo ringrazio ovviamente il professor Gregori, Incroci di Civiltà, la Pia Masiero, la professoressa Masiero e Gianluca Coci, che
oggi converserà con me, con Chirino Nazzuo, che non è solo un collega dell'Università di Torino, non è solo la persona che concretamente ci ha permesso oggi di essere qui con questa scrittrice che amiamo molto, è anche la voce italiana di Chirino, il suo traduttore. Io sono un'appassionata di letteratura, ma sono, come dire, gli scrittori sono i miei eroi, ma sul podio per me ci sono anche i traduttori sono, quindi abbiamo tanti, e i traduttori sono, un po', appunto, come dico sempre Gianluca, i miei eroi, perché grazie a lui, grazie a loro, oggi siamo qui a parlare in Italia tutti insieme, appunto, della letteratura di Chirino Sensei. Non voglio togliere assolutamente dell'altro tempo, perché non ne abbiamo, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo preparato 200 domande, purtroppo non ci sarà tempo alla fine per le domande dal pubblico, ma Chirino Sensei poi alla fine avrà il firmacopie in Campo Santa Margherita, potrete dialogare con lei, anche i nostri studenti, potrete insomma incontrarla direttamente, questo è senz'altro il bello di incroci di civiltà. Inizieremo la nostra conversazione con la lettura che ci farà appunto Chirino Sensei di un brano di Tokyo Jima. Konnichiwa, Chirino Natsuo desu. この度は呼んでくださいましてありがとうございました。これから私の東京島をちょっと朗読します。 Buongiorno a tutti, sono Natsuo Chirino. Per prima cosa vi ringrazio molto dell'invito, è un piacere per me essere qui oggi. Adesso vi leggerò le prime pagine, l'incipit di Tokyo Jima, che in Italia è tradotto con l'isola dei naufraghi. Tokyo Jima. Otto o kimeru kujibiki wa chotto susume. 夫を決めるくじ引きは皇居で行われることになっていた。清子はいつもより早起きしてお台場へ降りた。黒い小石に覆われた入り江は内容とは思えず、いつ見ても陰鬱だ。突き出た大岩に両端を挟まれているため圧迫感がある。海水が盛り上がって見えて、海そのものが出口を塞ぐ壁のようだ。閉じ込められた思いが増すので、どうしても好きになれない浜だった。大破したクルーザーから夫の隆とこの浜になんとか上陸を果たしたのは5年前。その時は嵐の中で東映を見つけて狂気したのに、今は脱出できなくて海を眺める日々を送っている。清子はボロボロになった黒いワンピースを脱いで素っ裸になり、海に浸かった。ところどころに深みがあるので注意が必要だった。波に揺られながら海底の小石を踏みしめ、ぬるい海水で顔を洗う。今日は主役なのだからきれいにしなくっちゃとつぶやいたが、意識せずに笑みが漏れ出ていた。清子はいつだってどこだって主役だった。島の誰もが清子を見つめ、清子に気に入られようと機嫌を取り奪い合う。それもそのはず、32人の島民中、女は清子たった一人だった。清子はもつれた髪を手ぐしですき、波間に浮かぶ本田原城の海藻で一つにまとめてみた。今年で46歳になったが、髪が薄くなった以外まだ衰えはない。そんな自分をめぐってどれほどの嫉妬が繰り広げられたか。清子はまたしても笑いを浮かべた。人が死んだり怪我したり、これほど男に焦がれられた女が世界に何人いるだろう。清子と高志夫婦が島に漂着して3ヶ月後、今度は23人もの日本の若者が島に流れ着いたのだった。彼らは与那国島の野生馬調査に雇われたフリーターたちで、全員男。馬糞を集めてすりつぶし、寄生虫の卵を探すバイトがきつい、汚い、臭い、安いと怒り、廃船同様の漁船で脱走を企てたのだが、台風にあって漂流し、方法の手入れ島にたどり着いたのだった。彼らが沖合の壊れた船から島に泳ぎ着いた夜、隆と清子は不眠不休で彼らを救った。仲間が増えて嬉しかったが、閉じ込められた人数が多くなっただけで、島がどこの国の領土で
何という仲もわからなかったし、依然救出も来なかった。いつしか若者らは島を東京と呼ぶようになった。たかしは若者の暴挙だろうとバカにしたが、きよこにはどうせ帰れないのならエセ東京にして楽しく生きていこうという覚悟にも覚えた。その覚悟は自分にもあった。La scelta di cominciare con l'incipit di Tokyojima, romanzo del 2008, non è casuale. Tokyojima è un romanzo che si ispira a una storia vera e si allontana dal genere noir, abolendo, no, una volta per tutte il confine che già di per sé è molto labile tra letteratura pura e letteratura di intrattenimento nei suoi romanzi. E proprio in Tokyojima è posta in particolare rilievo la questione dello scontro, incontro tra diversi gruppi etnici. Ci sono giapponesi, ci sono dei cinesi e poi successivamente anche alcune giovani donne filippine che arrivano su quest'isola deserta a largo di Taiwan e tentano di riprodurre una piccola Tokyo, no? Una Tokyo in miniatura. Non a caso i luoghi principali dell'isola sono ribattezzati dai giapponesi che vivono su quest'isola deserta con i nomi, no, con dei toponimi molto conosciuti della stessa Tokyo. E quindi è evidente, secondo me, il tema il riferimento soprattutto al problema, alla questione dell'immigrazione, che Chirino non affronta per la prima volta in Tokyojima, ma che aveva già affrontato in Grotesque, il romanzo del 2003, e poi affrontato anche di recente in Yoru Mata Yoru no Fukai Yoru, Notte di Nuovo Notte, Profonda Notte, romanzo del 2014. Tra l'altro, e forse mi auguro di riusciremo a parlarne dopo, è ambientato in una Napoli multietnica con personaggi che poi vengono anche dall'orientale di Napoli. Per cui ecco che la questione dell'immigrazione è molto sentita da lei, così come poi da altri scrittori della sua generazione, anche magari della generazione successiva, penso a Furukawa Hideo in Soundtrack per esempio, no? E lei mette in rilievo un problema fondamentale in Giappone, cioè la società giapponese che, come lo sappiamo purtroppo, molte società occidentali restia ad accettare il melting pot caratteristico della nostra epoca e quindi le potenzialità culturali che invece una cultura, no, di maggior respiro, di ampio respiro, potrebbe poi invece portare a tutti noi, alle nostre società. Quindi alla luce, ecco, di questi romanzi soprattutto che ho nominato, che ho menzionato, qual è la sua posizione nei confronti della questione dell'immigrazione oggi in Giappone? まず、東京島の話なんですけれども、東京島の、ここに実話に基づいてとありますけれども、第二次世界大戦中にアナタ藩という太平洋上の島で日本軍の兵士が、30人ぐらい、それであと沖縄というのは、ね、日本の、南の端っこの方の島なんですけれども、沖縄の、若い夫婦が2人、32人ぐらいが一つの島に閉じ込められたことがありました。それは史実です。ただやります。すみません。vorrei prima di tutto cominciare a rispondere per quanto riguarda l'isola dei naufraghi. Avete detto che è basato su una storia vera, in realtà appunto mi sono ispirata all'incidente dell'isola di Anatahan. Durante la seconda guerra mondiale sono approdati su quest'isola effettivamente 30 soldati e più una coppia di Okinawa, quindi io mi sono ispirata soprattutto a questo avvenimento. 女性が1人で男性が31人という状況で、私たち女性からするととても恐ろしいようなシチュエーションだったんですけれども、それは一体どういうことなのか、ちょっと一回小説に書いてみようかなと思って調べてみましたら、ちょっと面白いことがあって、実際にその女を取り合ったのは本当に2、3人で、夫がいましたので、1人すごく好きになった人がいて、その夫が殺されたかなんかして死ぬんですけれども、ちょっとそこでいろいろ揉め事もあったんだけれども、
面白いのは他の30人ぐらいの島民がそれとは関係なく自分の気の合う連中と5、6人ずつの部落みたいな要するに集団を作って分かれて暮らしたっていうことが書いてあったんですね、資料の中に。Di questo, a questo proposito io mi sono documentata ed effettivamente quello che ho trovato è che su queste 31 persone c'era solo una donna e in quanto donna la prima cosa che mi sono domandata, immagino che per noi sia una situazione abbastanza spaventosa, strana essere da sole circondate da 31 uomini, quindi ho ancora letto e ho notato che appunto questi isolani si dividevano in gruppi, in piccole tribù e almeno quello c'era scritto. つまりその、まあ、日本人に限らないかもしれませんけれども30人ぐらいの集団になってもやはり気の合うものと気の合わないものがいてでその中でこう対立して暮らしていくんだあるいはその融合するかもしれないけれども特に強いリーダーがいるわけでもないなんかこれがちょっとこう日本人らしいのかなというふうに思いました。Ecco, soprattutto io ho pensato, non so se sia un'attitudine tipica dei giapponesi, credo di no, credo che sia un punto in comune, però c'è chi va d'accordo, c'è chi no, ci sono persone con cui siamo più in affinità e altre con cui lo siamo meno, poi a volte c'è la figura del leader, altre volte invece questa figura è più debole, io ho provato a scrivere in questo senso. Quindi, sono naka no tatta hitori no ibutsu de aru onna no hito no tachiba kara, sono shima de no kyoudou seikatsu o miru to iu no wa dou iu kanji daro to. それで書き始めたんですけれども、そうするともっと異物が必要なので、例えば異物といってはあれですけれども、外国人を出す。つまり中国人が漂着して、次にフィリピン人が漂着する。その中でその30人ぐらいの集団がどういうふうに変わっていくのかなというような感じで書きました。Dopodiché, per sviluppare la storia, ho pensato innanzitutto al punto di vista della donna, che mi sembrava il più interessante da cui partire, e poi come questa persona, come questo personaggio si muoveva all'interno e per vedere anche le dinamiche, come si sviluppavano, ho inserito all'interno della narrazione anche delle persone di origine cinese e delle persone di origine filippina. あの小さな共同体の中の対立とそれから排除なんですね。Ecco, quindi più che sì, è anche un tema sicuramente di Tokyojima, però quello che mi interessava era vedere cosa si sviluppava, quindi le contrapposizioni e invece gli accordi che si sviluppavano in una piccola comunità. ですから今の移民問題に通じるかどうかわかりませんけれども。日本の社会の中ではなかなかその対立が苦手なので排除したがってるんじゃないかなというふうに思うんですね。それで今移民問題が高知先生の方から言われましたけれども日本では基本的に受け入れていないんです。ただ最近受け入れ出したのはそれは安価な労働力として東アジアの方を入れているという状況ですので私自身はそれは反対ですし安価な労働力として入れていることに対して反対です。だけども日本の国はもっと多様性を認めて正しい形で移民とか難民の方を受け入れるべきではないかなというふうに思っています。Io non conosco molto bene la questione dell'immigrazione in Giappone, sicuramente il Giappone è un paese che fa poca contrapposizione da questo punto di vista, non prende una posizione molto forte. Abbiamo degli immigrati che provengono soprattutto dal sud-est asiatico. Quindi io sono contrario in realtà a questa accettazione soprattutto da parte degli immigrati che provengono dal sud-est asiatico, però questa è la mia posizione personale. Yappai sore wa
柔軟性を持っていくべきだというふうに思います。 Però credo che dovremmo essere forse più morbidi da questo punto di vista. それはなんか、まあ移民問題に対する私の考えですけれども、東京島というのは本当に共同体の中の対立と排除というテーマでした。 Ecco, questa era la mia opinione personale per quanto riguarda l'immigrazione in Giappone, però appunto Tokyo-jima non voleva essere incentrato sulla questione immigrazione quanto sulla convivenza delle persone in un luogo piccolo e ristretto. Abbiamo iniziato, no, partendo già con alcune delle, partendo proprio da un testo in particolare, concentrandoci già su alcune delle tematiche più ricorrenti, no, nella letteratura di Chirino. Appunto la posizione della donna, le dinamiche sociali all'interno appunto di un, no, di un dato gruppo. Io e Gianluca abbiamo cercato un po' di dividerci il tipo di domande da fare. Gianluca andrà più nello specifico nelle opere, io rimarrò un po' più in generale sul mestiere di scrivere, perché la possibilità di incontrare una scrittrice è meravigliosa, perché da una parte possiamo approfondire il suo punto di vista sulle opere che noi abbiamo letto come lettori. Oggi avremo la possibilità di scoprire anche una parte nuova, diciamo, della letteratura, no? Di Chirino, che non è stata ancora tradotta e fa parte un po' di questa ultima fase, diciamo, in senso temporale della sua produzione letteraria, che si discosta un po', no? da quella più di genere che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Però io volevo dare un po' all'origine del mestiere di scrivere, in qualche modo, e se posso presentare e fare la domanda più classica che si fa agli scrittori, quella che già i surrealisti francesi inizio secolo fecero, no? Che era il famoso pourquoi écrivez-vous, perché scrive? Partirei da quello, cioè qual è appunto la ragione per cui ha iniziato a scrivere e vista l'evoluzione anche che la sua letteratura ha avuto negli anni, se in qualche modo la ragione per cui continua a scrivere è la medesima o se è cambiato qualcosa durante gli anni e se la motivazione appunto la porta sempre a nuovi progetti e nuove visioni. どっからお答えしていいんでしょうか。私は結構デビューが遅くて 43歳から本格的デビューと言われてるんですが、それまでは30代はシナリオを書く勉強してましたし、まさか自分が作家になるとは思ってもいませんでした。私の父は私が37歳の時亡くなったんですけれども、もし父が生きてたら私が作家になったって聞いてすごくびっくりすると思います。 で、私は最初は編集の仕事といいますか、そういう文字に関わる言葉に関わる仕事をしたいなというふうには思っていました。本が好きだったので、だけどもなんか編集やっててもちょっと違うかな、でじゃあシナリオを書いてみたいな、映画が好きだったもんですから。でもシナリオの勉強をすると今度は心理描写書きたいんだけど書き込めない ような気がして、それで小説というものを書いてみたら、とっても書きやすかった。あ、これでいいのかっていうふうな、ちょっとそういうことがありました。で、なぜ小説を書くのがやっぱり楽しかったのかっていうか、合ってるなと思ったのは大丈夫ですか? すいません、ちょっと。 Ecco, a dire il vero, il mio debutto è avvenuto un po' più tardi rispetto agli altri scrittori, perché io ho cominciato a scrivere a 43 anni. Prima facevo un altro lavoro, aveva sempre a che fare con la scrittura perché redattrice, però non avevo mai pensato al mestiere di scrittore. Mio padre è morto quando avevo 37 anni e probabilmente se avesse visto che diventavo una scrittrice, se mi avesse visto appunto debuttare come scrittrice si sarebbe stupito, ci sarebbe rimasto di sasso. E poi i libri mi piacevano anche i film e per la testa ha cominciato a ronzarmi il pensiero di mettermi a scrivere qualcosa, quindi ho detto perché no e ho provato e contrariamente a quello che pensavo subito mi è sembrato più facile, ho detto davvero è così facile, così semplice? Però sentiamo il continuo. Tu credo che cantanto io 多分その自分の中のなんか想像とか妄想みたいなものがパーッ
と解き放たれていくような感じがしました。で、私はもう今65歳になりまして、すいません、この写真ちょっと若い時らでちょっとお許し願いたいんですけど、20年以上作家をやってますので、最近気がついたのはやっぱり自分が生きていくことに自分が生きている時代と自分の生きる、なんて言うんでしょうね、その距離とか、それからあと違和感とか、なんかそういうものと、それからあとその時に感じた自分のその悲しい感じとか、やりきれない感じとか、なんかこういろんなネガティブな感情もそうなんですけど、ポジティブな感情も全て、なんかそういうものと、つまりその、ごめんなさいね、自分の妄想というものがそういうものから、そういうものを根にして核にしてこう伸びていった、ジャックの豆の木の豆の木みたいな、そんなもんなんだなというふうな感じがしたので、この仕事をしててよかったなというふうに思います。Più che facile, diciamo che mi sono resa conto che la mia immaginazione cominciava a germogliare, sbocciava più di quello che potessi immaginare. Adesso ho 65 anni e, scusate, la foto che hanno messo è di quando ero giovane, vi hanno imbrogliato. Sono più di 20 anni che scrivo. E in questi 20 anni mi sono appunto resa conto della distanza oppure della vicinanza che collegano me, l'età in cui scrivo, l'età in cui ho scritto. E ho ovviamente fatto caso alla differenza di sentimenti che sono comparsi nei miei romanzi all'inizio e negli ultimi romanzi. Ho notato anche una crescita a livello proprio della mia immaginazione, che si è sviluppata in maniera diversa. Quindi sì, questo assolutamente l'ho notato. Ecco, lei ha detto che è diventata scrittrice, ha cominciato a scrivere tardi, però si è avvicinata, insomma, all'arte in genere, al mondo artistico, abbastanza presto, negli anni 70, e ce lo racconta in un romanzo molto recente, del 2015, intitolato Da Cuonna, letteralmente La donna che abbraccia, che è un titolo molto importante in quanto si rifà a uno slogan molto famoso degli anni 70 del movimento di lotta in Giappone per l'emancipazione della donna, Da Kareru Onnakara. Da Kuonna è, dalla donna che viene abbracciata, la donna oggetto, alla donna che abbraccia, la donna invece è soggetto, la donna attiva, ed è da lì che ha appunto tratto questo titolo. E lei stessa dice: questo è il mio primo romanzo autobiografico, no? La nota di presentazione del libro, del romanzo, lei dice: Konoshujinko wa watashi jishin da, quindi la protagonista, questa protagonista sono io. E infatti racconta in questo romanzo, la cui storia si svolge nell'arco di 4 mesi, da settembre a dicembre del 72, nei jazz bar di Kichijoji, racconta il movimento studentesco di quegli anni, i riferimenti all'Armata Rossa Unita, l'amore libero, la musica oltre che jazz anche rock. Ecco, come mai ha deciso adesso, quindi a distanza di tanti anni, di scrivere un romanzo così incentrato su quel decennio, sugli anni 70. Tra l'altro è un tema che adesso diventa ricorrente nelle sue opere, nella sua letteratura più recente, perché anche nell'ultimissimo romanzo, uscirà domani in Giappone, Yoru no Tani o Iku, Andando nella Valle della Notte, lei si ispira di nuovo agli anni 70 e alle vicende in particolare dell'Armata Rossa Unita. Quindi come mai adesso questo ritorno agli anni 70? Non lo so neanche io. Mazu, sono saikin saku de kaita Yoru no Tani o Iku toyu shousetsu no setsumei kara shinakute wa narimasen. Watashi wa 1951 nen umare desu node, 1972 nen toyu no wa choudo 21 sai deshita. で、その時に日本では大変大きな事件がありまして、もちろん世界的にもそういう時なんですけれども、大変な時だったんですけれども、日本では連合赤軍事件という大きな事件がありました。それいいですか。
come dicevo, ma non lo so bene neanch'io, calcolate che io sono nata nel 1951, quindi all'inizio degli anni 70 avevo 20 anni. E proprio nel 72 c'è stato un grande incidente in Giappone in un campo di addestramento dell'Armata Rossa Unita. そういう動きがあったんですけど、問題はその人たちが13人の仲間殺しをしたんですね。お互いに批判し合って、最後はリンチで殺して、私たちはやっぱり当時そういう過激派と言われてましたけど、そういう学生運動の動きがあったのはもちろん知ってるわけですけれども、その人たちがその仲間で殺し合ったっていうのはすごく衝撃的な事件だった。 Come vi dicevo, nel 72 appunto c'è stato questo incidente molto importante in Giappone, ma sicuramente anche nel pubblico ci sarà qualcuno che ne avrà già sentito parlare. In Giappone in quegli anni si è sviluppato il nuovo partito della sinistra rivoluzionaria, al quale hanno preso parte, oltre a studenti, numerose donne. Tra queste donne c'erano non delle persone che lavoravano magari in azienda o comunque che avevano questo tipo di posti appunto amministrativi eccetera, ma c'erano infermiere oppure operaie, quindi donne che lavoravano sul campo. Nel momento in cui la sinistra rivoluzionaria si è unita con l'Armata Rossa Unita giapponese, hanno deciso di istituire un campo di addestramento in montagna per addestrarsi appunto, e la cosa che ha scioccato soprattutto noi studenti, a maggior ragione perché partecipavano alcuni di noi a questo campo di addestramento, è stato il fatto che in uno degli allenamenti hanno ucciso dei loro compagni per addestramento proprio, quindi sono morte 13 persone. で、その時、まあ女性兵士がたくさんいたんですけれども、彼女たちが今どうなったのかなというのはいつも頭の中にありました。で、まあ10年ぐらいずっと取材をしてたんですけれども、2011年に死亡確と言われていて、一番死刑判決が出ていた永田博子が獄中で死にました。 で、その1ヶ月後に、日本では東日本大震災という大きな地震が起きまして、2万人以上の人が亡くなりました。それから日本がすごい変わったんですけれども、その時にやっぱり一つの時代が変わったというふうに思ったので、今までどうしても書きたいんだけど書けないなと思っていた、その連合赤軍事件について、もうそろそろ書いてもいいかなというような 気になったのは確かです。Ovviamente c'erano anche appunto, come dicevo, diverse soldatesse all'interno appunto di questi campi di addestramento e di questi gruppi. La domanda di partenza che mi sono posta per scrivere questo romanzo è stata: che fine hanno fatto queste persone, che cosa stanno facendo adesso? Di conseguenza ho cominciato a documentarmi e la mia ricerca è durata più di 10 anni. Poi nel 2011 è arrivata una svolta. Sono emersi alcuni nomi di queste persone come Nagata Hiroko, ecco, una delle donne che appunto aveva preso parte a questi avvenimenti. Mentre io appunto mi stavo documentando soprattutto su Nagata Hiroko, è accaduto quello che tutti voi conoscete nel 2011, ovvero il grande terremoto appunto del nord del Giappone. E in quel momento la società giapponese ha avuto un attimo uno shock, è cambiato qualcosa. Io stessa come scrittrice mi sono chiesta: adesso è giusto proprio adesso scrivere degli incidenti dell'Armata Rossa Unita, oppure è il momento dato oppure no?
mi sono però resa conto che appunto il Giappone stava cambiando e ho detto sì, allora adesso che è passato è il caso di scriverlo. Dakara sono kaku jiki ga kita no kana っていうこと思った時に、じゃあ私の生きてきた時代は何だったのだろうというふうに思って、72年当時の、それを青春というのかもしれませんけれども、その時の痛いヒリヒリした感じを書こうかなと思ったのが濁女です。Nel momento in cui mi sono resa conto che finalmente potevo parlare anche di questi argomenti, ho pensato da che cosa partire, quindi partiamo da un'epoca in cui anch'io sono vissuta, appunto il 72, e ho deciso di ambientare questo romanzo in quei quattro mesi, appunto del 72. Nihon deva yappari sono gakusei undou ga sakan datta keredomo yahari sono naka demo josei sabetsu ga atte 若い私たちはやっぱりどうやって生きていったらいいか分からなかった、そういう時代のことを書こうと思いました。Per quanto il movimento studentesco giapponese fosse veramente molto attivo, sentivo anche una sorta di discriminazione femminile anche all'interno del movimento stesso, e volevo porre in luce proprio la questione della donna, come la viveva questo momento, noi come lo vivevamo a quell'epoca. 従いまして連合赤軍事件の女性兵士の話が一つ、今これが最近出たもの。で、それから、quindi ho pensato di scrivere il libro che, come abbiamo detto, esce domani, in cui si parla di una soldatessa che ha partecipato all'incidente del 72. Poi、それが一つで、それから派生的に濁女ができて、それからもう一つ夜また夜の深い夜というのがナポリを舞台にしてるんですけど、それもできた。それはなぜかというと、夜また夜の深い夜の方はやはり連合赤軍事件と関係するんですけれども、やっぱり重信房子という女性のテロリストがいて、パレスチナにずっと隠れていて、隠れていてというかパレスチナで娘を産んで、それで今日本に帰ってきて収監されて今刑務所にいるんですけれども、その彼女の娘がどうやって日本人として生きるんだろうか、どうするんだろうかというような思いがあって、それでその夜また夜の深い夜というタイトルの小説も書きました。Dopodiché, sempre sugli anni 70, ho scritto appunto Dakuonna, quindi le donne che abbracciano, come abbiamo detto, e poi ancora uno che è Yoru Mata Yoru no Fuka Yoru, quindi notte, di nuovo notte, profonda notte, che è ambientato a Napoli ed è sicuramente molto collegato con gli incidenti, con gli episodi del terrorismo. In particolare appare un personaggio che è Shigenobu Fusako, che è appunto una delle terroriste che ha partecipato anche agli attentati, che si è nascosta per lunghi anni in Palestina. Adesso è tornata in Giappone, ma non come donna libera, è in prigione, infatti in questo momento è prigioniera. E io mi sono chiesta come viveva una donna giapponese quegli anni, ambientato a Napoli, però assolutamente il tema è quello del terrorismo, con protagoniste appunto donne anche giapponesi. Bene, proprio su questo romanzo era lì che voleva arrivare, perché insomma, voglio dire, un autore, un'autrice giapponese che scrive un romanzo ambientato a Napoli non è una cosa, voglio dire, che succede tutti i giorni, quindi vorrei insistere ancora un attimo su questo aspetto. Il titolo richiama le tinte dark, che sono poi molto molto frequenti, no? Più che mai lo richiama nei suoi romanzi. Quindi notte, di nuovo notte, profonda notte. L'ambientazione però nel capoluogo partenopeo, che è una città, insomma, che sì, lo sappiamo bene, tanti problemi, ma è una città che ha anche tanta allegria, quindi c'è un po' una contrapposizione in questo, e poi inoltre molta fantasia, che come sempre c'è nei suoi romanzi, perché uno dei protagonisti, uno dei personaggi di questo romanzo, un giapponese, apre e inaugura a Napoli un manga kissa, dove vanno a leggere i manga soprattutto gli studenti dell'Orientale, no? E in questa vicenda poi si intreccia il richiamo, che è ormai insomma uno dei temi portanti delle sue opere, dei suoi romanzi, al terrorismo, in un modo molto particolare, carattere un po' epistolare anche questo romanzo. Ma ecco, la curiosità penso che sia poi a questo punto anche quella del pubblico, no? Dei tanti lettori che amano i suoi romanzi. Ma quando, come è nata l'idea di ambientare questo romanzo a Napoli, e il legame ancora una volta appunto con gli anni 70 e con il terrorismo di quegli anni?
Napoli ni shita no wa Gianluca san ga Napoli da kara. Ho deciso di ambientarla a Napoli perché Gianluca Coce è di Napoli. Napoli wa annai shite itadaita no de hijou ni inshoudeki na machi datta no de kono machi de settei shitai na to omoimashita. In realtà è stato lui a farmi da guida per Napoli, mi ha mostrato alcuni posti, mi sono innamorata della città e ho detto perché non scrivere su Napoli. さっき言いましたように、テロリストの娘あるいはその犯罪者の娘として国もなければ本当パスポートも作れない、どこで浮遊してるかわからないような人たちを書くのにはやはりなぜか日本ではなくてナポリだったんですね。だからそれはやっぱりナポリの包容力だと思いますし、そこで必死に生きている若い女たちを 書いていこうと思ったのはやっぱりもしかすると、そういう人があるいはアフリカからアジアから、それから東ヨーロッパから来てるかもしれないなというような、本当に想像が湧き立つような、なんか割と雑多でもないですね、っていうんですかね、非常にパワーのある魅力的な街だったと思います。 Ecco, prima abbiamo anche sfiorato il tema dell'immigrazione. Napoli sicuramente è una città dove l'immigrazione è molta, soprattutto in Europa in questo momento so che il problema è abbastanza incombente. Napoli da questo punto di vista è anche pittoresca, ci sono persone che appunto arrivano da diverse regioni. Avrei potuto scrivere anche di altre protagoniste, quindi che arrivano dall'Africa oppure da altre zone, invece mi sono voluta concentrare sulla figlia di una terrorista senza identità, come la maggior parte anche di questi immigrati che arrivano. Quindi sono persone prive di passaporto, prive di una nazionalità da quel punto di vista e quindi prive di una identità, e la mia indagine parte da questo punto. La prossima volta l'ambiente è Venezia. Gondolano mafia. Come forse avrete intuito, stiamo cercando di delineare appunto, no, un'immagine un pochino più a fuoco su quella che è la scrittura di Chirino Nazzo rispetto a quella che forse possiamo avere da lettori appunto in Italia. All'estero forse fino a questo momento, adesso Tanshimini, aspettiamo le traduzioni di tutti questi romanzi che Gianluca farà nei prossimi 2 mesi, settimana prossima già ne esce stasera già. Ma appunto fino ad ora conosciamo appunto Chirino, il mondo in qualche modo l'ha conosciuta e la conosce come una scrittrice anche legata ad un preciso genere, che è quello appunto più del noir, eccetera. Come avrete potuto intuire, ovviamente è una descrizione riduttiva, però comunque molti di voi oggi sono qui anche perché hanno letto questi testi, no, di Chirino più legati al genere appunto del noir. Allora mi chiedo e chiedo appunto a Chirino Sensei di dirci qual è effettivamente il suo rapporto con questo genere di romanzi e se crede che forse al di là del genere di appartenenza ci sia una sorta di filo rosso che guida appunto la sua scrittura, le sue opere, che può essere per esempio più rintracciato in un appunto filo rosso di tipo tematico, per esempio la prospettiva dello sguardo femminile, per esempio sulla società, potrebbe essere uno, per esempio, e forse più che l'appartenenza ad un genere, forse la ricorrenza di alcuni temi declinati però attraverso prospettive diverse. まず、ジャンルなんですけれども、あまり、ジャンルは好きではないなと思いながら、こうやって生きてきましたが、なぜ好きじゃないかというと、なんかこう、ジャンルに縛られるっていうか、自由じゃなくなるような気がします。ただ私が書きたいのは、やっぱりなんかその、さっきも言いましたけども、やっぱりその対立と排除に対する、なんか違和感とかね、そういうことなんですね。だから、やはり日本で、日本という国で女性として生きることが、やはり、すごく生きにくかったとか、そういう、すごく切実な、やっぱりこう、傷つき方とかしてますので、
女性の場合はだからどうしてもあの女性として生きることそれはすごくあの私自身の核になっているとは思います。あともう一つはやっぱりあの più che essere legata a un genere che onestamente non è che mi faccia proprio impazzire, diciamo, più che altro perché essere legata a un solo genere non mi fa sentire libera, come invece io mi reputo. Fil rouge, o come vogliamo effettivamente chiamarlo, può essere il fatto di scrivere delle donne, perché io, come ho già spiegato anche prima, quello a cui voglio dare soprattutto rilievo all'interno dei miei romanzi sono le contrapposizioni, i sentimenti e quindi anche i contrasti che possono uscire all'interno della società. Soprattutto quello che volevo descrivere è in Giappone come donna, come viviamo, quindi qual è il nostro punto di vista. Le donne in Giappone che cosa devono affrontare? Quindi probabilmente questo è uno dei motivi che ricorre più spesso all'interno dei miei romanzi. だから、やっぱりすごく私は差別ということがすごく嫌いなので、本当に当たり前なんですけれどもそれはあの本当に女性差別もそうですけれどももちろんあの民族差別もいろんな差別がありますがあのジャンル分けも下手すると差別になることがあるんですね。やはり私たちにとってあの普通に小説書いてるだけなのにそのジャンルのやはりあのしきたりとかルールとかがあると今度はやっぱりあのジャンルによって規定されたりあるいはそのジャンル分けによってその優劣が決まるあのノーベル賞が一番とかそういうようなヒエラルキーの中でまたあのジャンルが差別されるということがありますのであの全てにおいて戦いたいと思います。Personalmente sono proprio contro la discriminazione e io intendo qualsiasi tipo di discriminazione, quindi ovviamente è come ovvio che sia la discriminazione femminile, ma anche la discriminazione razziale e del genere, inteso in questo caso come genere del romanzo, cioè è una discriminazione molto forte secondo me, si viene legati ad un tipo di genere e questa è una discriminazione perché poi sembra che quello scrittore non possa lasciarsi andare anche ad altri. Si formano inoltre delle gerarchie all'interno della letteratura, ad esempio abbiamo appunto il premio Nobel che è la massima riconoscenza, però poi si creano delle sottogerarchie e quindi anche questo è una discriminazione. Io vengo labellizzato all'interno di una sottocategoria. Posso? Ok, allora continuo io. Continuo io con le mie domande un pochino più generiche in qualche modo. E, prima appunto, no, anche facendo riferimento appunto a, questa, a, questo, a questi testi, anche quello scritto appunto ambientato a Napoli, eccetera, l'ambientazione un po' esotica, eccetera. E anche facendo riferimento alla genesi di un testo, per esempio, come Jōshinki, le cronache della dea, possiamo tradurlo, che ha avuto una genesi un po' particolare, no? Nel senso che è un testo che è stato scritto in qualche modo a causa di una richiesta che è venuta dall'esterno in qualche modo, una casa editrice britannica, scozzese credo, che ha chiesto appunto di inserire un testo della scrittrice Kirino Natsu all'interno di una collana internazionale bellissima che si chiama The Myth, sui miti, sulla riscrittura dei miti, che ha chiesto appunto a scrittori di tutto il mondo di appunto di riscrivere un loro mito a scelta e per il Giappone è stata scelta appunto Kirino Sensei. E quindi mi chiedo, anche in base al fatto che ormai è una scrittrice internazionale, letta a livello internazionale, appunto la domanda insomma, che in qualche modo mi veniva è per chi scrive, nella sua, negli anni, insomma, la sua ispirazione, il suo pubblico è diventato sempre più vasto, sempre più internazionale. Quindi in qualche modo questo influenza la sua scrittura e in qualche modo quando pensa a chi leggerà le sue opere, sicuramente quando scriveva Yoru Mata Yoru no Fukai Yoru pensava a Gianluca Cocci, ma insomma pensava ad che l'avrebbe letto anche qualcuno al di fuori del Giappone. Quindi in qualche modo se il fatto, l'idea anche che potenzialmente i suoi romanzi appunto saranno tradotti in qualche modo influenza la sua scrittura e qual è il suo rapporto anche con i suoi romanzi tradotti e traduttori. あの小説というのはあの普遍的な真理を書くものではないかというふうに思いますのであの基本的に国は関係ないというふうに思います。
あの、あまりこう国を意識したことはありません。あの、でも、あの、先ほどもなんか、あの、読者の方が一人お見えになって大変感激したんですけれども、私が書いたものがなんかやっぱりこうやって人のいろんな国の人の手に届くということを実際にこういうふうにイタリアに来て、あの、体験すると本当に小説書いててよかったなというふうに思います。 Per quanto riguarda la mia opinione, un romanzo non deve avere a che fare esclusivamente con un paese. Io non scrivo sentendomi legata solo al paese di appartenenza. Per me un romanzo è comunque una creazione che si estende anche a livello mondiale, e in questo caso soprattutto il fatto di avere scritto anche sull'Italia, di essere venuta in Italia, avere ricevuto appunto il piacere di visitare una città come Napoli, eccetera, mi ha ispirato e quindi semplicemente ho pensato di scrivere su questa città, proprio perché non mi sento vincolata a un'identità nazionale, perché il romanzo secondo me non è tale, è più un'equità, è una cosa più equa di tutti i paesi. ご質問の助信機ですけれども、助信機は確かイギリスの出版社で、ミスシリーズという各国の神話をその国の作家が小説にするというような あの、企画がありまして、で、私のところにも角川書店を経由して依頼がありました。で、あの、あまり神話とか得意じゃないかなと思ったんですけれども、日本にはそのイザナミとイザナギの有名な神話がありますので、まあ、それをまた、あの、まあ、どういうふうに膨らませるかできるかわかんなかったんですけど、ちょっと書いてみようと思って書いてみました。 Per quanto riguarda la genesi di Doshinki, sì, in effetti la richiesta è arrivata proprio da una casa editrice britannica che ha chiesto a diverse case editrici di tutti i paesi di contattare appunto uno scrittore locale per riscrivere un mito di quel paese. Nel mio caso sono stata contattata dalla Kadokawa Shoten che mi ha chiesto appunto se volevo collaborare a questa collana di riscritture della mitologia. Io non pensavo di poter essere portata a scrivere questo genere di cose, però poi in realtà mi sono ispirata alla famosa storia della Genesi del Giappone, quindi di Izanami e di Izanagi, e mi sono cimentata in questa avventura. Bene, ritorno al nuovissimo, recentissimo romanzo di Kirino Natsuo, Yoru no Tani o Iku. Anche stavolta, ecco, più che mai, c'è di nuovo una figura femminile al centro del romanzo, come diceva prima Caterina, ecco, il motivo conduttore principale dei suoi romanzi, delle sue opere, proprio la potenza femminile, no? La donna è sempre messa in primissimo piano, a cominciare dalla tetralogia cosiddetta di Murano Miro, no? La sua prima serie di detective stories, fino poi ad arrivare a quest'ultimo romanzo, la donna è sempre in primissimo piano. Mi ha colpito molto che io mi ha fatto la gentilezza di portarmi in anteprima una copia del nuovo romanzo, mi ha colpito subito la fascetta, no? Dove c'è scritto, no, cioè, lei scherza sempre su questo, ma poi guarda che ti passerò un po' anche il testimone. Allora, mi ha colpito molto la fascetta, no? Messo subito in grassetto, Wasoreta i kakon ga oikakete kuru, kakumei o yumei miteita, onna tachi no moustotsu no shinjitsu, inseguite da un passato dimenticato, una nuova verità sulle donne che sognavano la rivoluzione. Quindi si torna, l'abbiamo detto prima, agli anni 70, e a questo sogno rivoluzionario della donna di cambiare, no, in qualche modo la società giapponese, cosa che lei ha cominciato a mettere subito in evidenza, come dicevo prima, nei suoi primissimi romanzi, nelle sue prime detective stories. Ecco, in questi 20, ormai 25 anni che sono passati dai romanzi su Murano Miro, da Out, è cambiato qualcosa nella società giapponese? E lei, insomma, giustamente sì, poi l'ha messo anche in evidenza nei suoi romanzi, ma ecco, 25 anni non sono pochi. Il Giappone è cambiato da quel punto di vista? La donna
la figura femminile finalmente nella figura della donna è stata giustamente rivalutata, è arrivata finalmente ad avere una parità, no? Con la figura maschile, o siamo ancora, voglio dire, in ritardo in Giappone? まあ、女性兵士を描いたっていう理由なんですけれども、今その連合赤軍の生き残りですよね。まあ、もちろん十何人いらっしゃって、皆さんその記録を残す会っていうのがあって出てきてるんですよね。皆さん、そういう会に。みんな男性なんですよ。 女性兵士は女性兵士と言われた人たちは誰も夜の谷を行くの中で、もう一回。 夜の谷を行くで女性兵士を帰って、また女性が主人公でっていうふうにおっしゃったので、今ちょっとお答えしたんですけれども、今連合赤軍事件にその連座した人たちって今もう60代後半なんですが、皆さんもちろんもう刑を服役して出てこられて、今その記録を残す会とか割と積極的にやってらっしゃるんですね。どうしてそれが起きたのかとか、そういうこと。 ところが、その会を運営してる方たちってみんな男の人なんですよ。で、その時にたくさん女性兵士と言われる人たちがいたんですけれども、誰一人出てきてなくて、今どこで何をしてるのかも、公になってなくて、一生懸命調べたんですけど分からなかったんです。だから隠したい、あるいは隠れていきたい、あるいはその 何かもっと社会的な重圧があるだろうというような気がしましたので、それで女性をどうしても出したかったんです。女性兵士を出したかったんです。 Ecco, come dicevo prima, all'interno di questo romanzo compare una protagonista che è una studentessa, quindi una donna, anche se, se durante l'incidente terroristico in realtà erano più che altro uomini, la maggior parte erano uomini, uomini che adesso hanno superato probabilmente anche i 60 anni, quindi si tratta di persone con una certa anzianità. La mia domanda è stata, si ricordano ancora quello che è accaduto, nella loro memoria che cosa rimane e nella memoria delle altre persone che cosa è rimasto? Cominciando a indagare, a raccogliere materiali anche su questo avvenimento, non ho trovato tanti riferimenti alle donne e alla presenza femminile. Mi sono chiesta se erano loro che volevano nascondersi oppure se erano gli uomini che volevano tenerle nascoste, e anche questa volta la mia indagine è partita da questo punto. だから名前を変えたり、それからもし名前を変えて結婚しても子供には伝えられないとか、いろんな漆黒、 要するに重荷を背負って生きてるんじゃないかなと思うんで、それはやっぱり男の人よりは重いんじゃないかなと、日本社会では。 Soprattutto all'interno della società giapponese, per una donna oggi avere partecipato a quel tipo di episodi può essere molto più pesante appunto dal punto di vista sociale che non per un uomo. Probabilmente molti di loro hanno cambiato cognome, non volevano farsi riconoscere o non hanno trasmesso il cognome ai figli, proprio per non avere un'identità collegata con quegli episodi. ですから、どうしても女性を描くことが多いんですけども、コーチ先生に訳していただいた一番最初の村野ミロが出てくる女性探偵シリーズがあるんですけれども、それも 私が書いた当時、あんまり女性のなんかこう探偵って見なくて、スー・グラフトンとか、それからシカゴの女探偵、ウォッショウスキーとか、そういう人たちがちらほら出てきた時ぐらいなんですね。で、私がそういう男の仕事である探偵みたいなものを女性を主人公にして書いたら、 やっぱりそのハードボイルド小説が男のものであるというような、ちょっとこうプレッシャーはかなりあったと思います。
で、それからもう一つやっぱり女性主人公が結局その事件に関わった男の人と関係を持つというようなくだりを書いたんですけども、すごく編集者の人からこれは読者がついてこないって言われて、こういうふうに書かないでほしいっていうふうに言われたので、あ、虚構までこういうこと言われるのかというふうに思いました。だから書きましたけど。In effetti sì, le donne compaiono proprio spesso all'interno dei miei romanzi, proprio a partire da quello che il professor Coci ha citato poco prima, ovvero Pioggia sul viso, appunto il primo romanzo della tetralogia su Murano Miro, quindi la detective donna. Sul momento, quando l'ho scritto, non mi sono focalizzata tanto sull'idea che la protagonista fosse una donna. Poi ovviamente ci ho ragionato sopra, l'hard boiled è un tipo di genere tradizionalmente associato alla figura maschile, ed effettivamente è stata una rivoluzione porre un protagonista di sesso femminile. All'inizio inoltre la mia proposta era quella di fare avere una relazione proprio con la protagonista, con uno degli uomini coinvolti all'interno degli episodi che accadono appunto all'interno del romanzo, e quando ho presentato la mia prima proposta all'editor ha storto un attimo il naso, ha detto: ma io non sono sicuro che tutti i lettori riusciranno a seguirti se scrivi una cosa del genere. E in quel momento per la prima volta mi sono resa conto che ci sono dei limiti. Ok, ci avviamo verso la conclusione, ma visto che parliamo in qualche modo dei rapporti tra scrittura, insomma tra letteratura e società, anche Kirino Sensei recentemente ha pubblicato, come vari altri scrittori giapponesi, un testo in qualche modo che ha a che fare con il triplice incidente di Fukushima, e quindi in qualche modo ha contribuito a questa sorta di letteratura post Fukushima, no? Che si è andata a delineare negli ultimi anni. Il suo Baracca è proprio del 2016, dello scorso anno, e quindi volevamo un attimo chiederle appunto come lei ha inteso, che prospettiva ha dato, anche lì c'è una protagonista femminile, che tipo di prospettiva ha dato appunto a questo testo, e secondo lei in qualche modo qual è la sua visione, come la società giapponese ha reagito al triplice incidente di Fukushima, e che cosa secondo lei appunto la letteratura ne può dire di questa cosa? バラカですけれども、ちょうど新しい小説を書く寸前にその東日本大震災が起きまして、で私たち日本人にとってはものすごいショッキングな、福島の原子力発電所のが3基ぐらい水素爆発してしまったわけですね。で事故の状況に関しては、あんまりよく分かんないんですね。というのはあまりその発表されてないし、その後、秘密保持法でしたっけ、それも発令されましたので国家機密に近いような感じになっていて、よく分からないんですけど、かなり線量は高くて、で、近寄れないところもあるというふうには聞いてます。で、あと福島県自体は13万人ぐらいが今県外から出て、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、ちょっと難民みたいな感じになって日本のいろんな各地で暮らしています。L'incidente di Fukushima è avvenuto proprio poco prima che io mi approcciassi a scrivere un nuovo romanzo, e sicuramente come scrittrice e come altri scrittori giapponesi io ho subito molto lo shock. Sul momento ovviamente abbiamo avuto prima il terremoto, poi lo scoppio appunto di una parte della centrale nucleare, di cui però non sono mai state chiarite le condizioni. Io stessa non ne sono stata a conoscenza perché semplicemente le informazioni non sono state diffuse. In quel momento si poteva quasi dire che era un segreto di Stato la condizione in cui verteva appunto la centrale nucleare di Fukushima. So che era impossibile avvicinarsi alla zona, che c'è stata una zona invivibile, ma che comunque nelle zone limitrofe alla prefettura di Fukushima e comunque dove è avvenuto l'incidente sono circa 130.000 persone che ancora vivevano e hanno vissuto.
ですから、まあ、ちょっとまだ解決してないものを大きな問題を抱えていますので私たち作家もみんなこの問題を我がこととして書いていくことになったなというふうに思っています。で私のバラカについてなんですけども、そのちょうど書く寸前に東日本大震災が起きましたので、それまではちょっと父親がいなくなった娘を探すみたいな話を考えていたんですけれども、ちょっと変えてやっぱり原発事故と一緒に生きていく子どもの話にしました。だから、まあ、作品が成功したかどうか分かりませんけれども、同時進行で書いたので起きて2ヶ月後ぐらいから書いてますので、私的には割と生々しい感じで書いてます。もしかするとなんか、まあ、今の事実と違うことも後で発表された事実が後から追いかけてきますので、そういうことも齟齬行き違いもあるかもしれませんけれども、La situazione di Fukushima tuttora non è ancora chiarificata. Quello che io ho pensato di scrivere all'interno del mio romanzo, che comunque ho cominciato a scrivere quando l'incidente era ancora molto fresco, perché mi sono approcciata alla stesura di questo romanzo 2 mesi dopo l'incidente, quindi la notizia era ancora fresca, e subito ho pensato di scrivere una storia di un padre che cercava, che andava in cerca del figlio, della figlia, tra le macerie di Fukushima. E ovviamente le informazioni relative anche all'incidente sono venute volta per volta, di conseguenza io stessa mentre scrivevo ho dovuto anche riaggiornare molto spesso le informazioni. E allora forse appunto siamo arrivati all'ultima domanda. Perfetto. E io vorrei che l'ultima domanda non la dedichiamo a quella che sarà la prossima traduzione in italiano dei suoi romanzi, cioè In, è un romanzo del 2009 e che qualcuno ha definito come la più letteraria delle sue opere, molto immersa, tra l'altro questo romanzo è molto immerso nel mondo dell'editoria e la vicenda intricata, come avviene il più delle volte appunto nelle sue storie, si intreccia la vita, si intrecciano le vicende di 3 scrittori, no? E visto anche che abbiamo purtroppo poco tempo ancora, io vorrei che proprio lei, Chirino, ci dicesse, ci descrivesse, no? Ci presentasse in poche parole questo romanzo, In, che ancora una volta direi che smentisce la definizione classica che è stata data insomma da giornalisti qui da noi anche in altri paesi occidentali, Chirino Natsuo, la regina del noir giapponese. Questo romanzo lo smentisce una volta di più, e quindi lei magari, se ci riesce, a dire in poche parole, a descrivere, a presentare questo romanzo che uscirà speriamo entro fine anno. インというのはアウトという小説と対応して書いたんですけども、私たち小説家って要するにフィクションを書いてるんですけれども、そのフィクションがちょっと現実を変えていくような瞬間がありまして、うまく言えないんですけれども、例えばアウトという作品で、主婦が夫を殺す話を書いたら急にまたそういう事件が増えたりとか、まあ、それは現象ですけれども、社会現象ですけれども、例えば私の周りでもなんとなくその小説を書くことによってなんかその自分の生きている現実が変貌するというか、なんかこうちょっと境目が淡いっていうんですけども、その境目がちょっとこう曖昧になるような不思議な経験があるので、そういうことを書いてるんです。Ecco, innanzitutto già dal titolo si presuppone come un romanzo all'opposto di Out, quindi esattamente il suo opposto. Quando noi scrittori parliamo di fiction, quindi scriviamo di fiction, noi parliamo di cose che avvengono all'interno della società reale anche. Per citare un esempio, quando io ho scritto Out, appunto in cui compare una casalinga che letteralmente fa a pezzi il proprio marito, dopo è accaduto quello che chiamiamo fenomeno sociale, ovvero che hanno
emulato questo incidente di uccidere il marito anche altre casalinghe in Giappone, quindi questo rappresenta anche il potere della scrittura. Ed è ovvio che in base a quello che uno scrittore decide di mettere nero su bianco, anche la propria realtà cambia e la realtà intorno alle persone che poi leggono quel romanzo va cambiando.自分の浮気によって奥さんが狂っていく様を書いて死の棘という小説があります。本当に気が滅入るような話なんですけれども、その死の棘を書いた島尾敏夫さんのことがちょっとモデルになっていて、つまりその現実に暮らしているその自分の妻が狂っていくことを書くことによって、それは今度フィクションになる。 でもそのフィクションを読んで、それを妻がそれを読んで、またその狂うというか、もうそのフィクションとその現実とがもう何て言うんですか、こうごちゃごちゃになってどんどんどんどん加速度的に大きな、なんか違うもの、違う世界に行ってしまうというような話を書きたかったんですけれども、成功したかどうかは分かりません。 In Giappone, come anche in altri paesi, esiste anche un tipo di romanzo che è il romanzo dell'io. Uno dei modelli al quale io personalmente mi sono ispirata è anche Shimao Toshio, uno scrittore che ha fatto in realtà della realtà la fiction, perché lui ha deciso di scrivere di un episodio realmente accaduto che riguarda la moglie, scrivere anche dei tradimenti della propria moglie, e quindi qui non passiamo da fiction a realtà, ma esattamente del suo opposto. Io ho cominciato a pensare dentro di me a qualcosa che potesse ancora ingrandirsi ancora di più, che facesse nascere altre cose e da cui si potevano poi creare due mondi totalmente diversi che per ora non ricollegati, quindi una serie di collegamenti da cosa nasce cosa. Ecco, io non smetterei mai di parlare di letteratura, Gianluca ancora meno, e i miei studenti sanno che è una minaccia molto realistica, non smetterei veramente mai, ma ahimè ci cacciano fuori perché qualcun altro deve parlare di letteratura giustamente in questa sede. E allora vi ricordo che Kinyo Sensei sarà così gentile da appunto essere disponibile nel chioschetto di Santa Margherita per il firmacopie, quindi chi ha portato con sé la sua copia o vuole acquistare, ci sono alcuni libri ovviamente traduzioni italiane in vendita appunto nel chioschetto dei nostri librai, e quindi potrà farlo e quindi vi invito a farlo. Prima di chiudere vi chiederei ovviamente alla fine un grandissimo applauso per Kirino Sensei, ma ancora prima un grande applauso per Anna Specchio, che mi sono dimenticata di presentare all'inizio. Ho detto che i traduttori sono i miei eroi, ma gli interpreti non so neanche dove metterli. E Anna Specchio è una dottoranda dell'Università di Torino che è stata così gentile da offrirsi appunto per aiutarci. Io volevo ringraziare, prima che andiate via, Caterina Mazza, che per me, che si occupa appunto di letteratura contemporanea, letteratura giapponese contemporanea, splendida interlocutrice, mai ci sentiamo abbastanza spesso ultimamente, discutiamo, politichiamo, no, sulle nostre visioni della letteratura giapponese contemporanea, quindi davvero grazie. E grazie poi ovviamente a tutti i colleghi di Ca' Foscari e a Kirino Sensei, grazie mille.